Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quenti Channel. Oggi sono qui con questo nuovo video. Continuiamo con il nostro fantastico Mike, il più coraggioso, devo dire, e forse anche il più forte, che ne sta passando veramente tantissime in questo gioco. Continuiamo la nostra avventura, siamo alla caccia di una via d'uscita perché dobbiamo trovare, appunto, a quanto ho capito, un modo per poter scappare, ma ci stiamo avvicinando proprio alla tana del Wendigo, cioè del mostro che appunto controlla e ha il potere su questa montagna. Allora, andiamo a vedere un po' se c'è qualcosa qui che luccica. Non c'è nulla, ok. Andiamo da questo lato, qui c'è una porta, no, ok. Siamo di nuovo al senatorio, quindi dove siamo stati prima, diciamo, sempre con Mike. E vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa di utile per poter scappare. Emily è stata morsa, però per fortuna deve mangiare prima carne umana per potersi trasformare in Wendigo. Per fortuna quindi non l'abbiamo uccisa. Andiamo avanti. Qui è Cosa è successo, successo un Emily? casino. Secondo me il Wendigo ha sbranato anche i lupi. Quindi queste erano tutte le cose che l'uomo con il lanciafiamme aveva contro il Wendigo. Quindi non è un assassino, abbiamo scoperto. E l'uomo con il lanciafiamme, il lanciafiamme aveva anche dei lupi per proteggersi, a quanto ho capito. Ok. Mamma mia. Comunque, fino all'alba proprio, ragazzi. Until Dawn. È un'avventura impressionante arrivare all'alba. Andiamo avanti. Qui c'è un piccolo buco. Vediamo un po'. Schiacciamo X, salta giù. Ok, piano piano, Mike, non ci uccidiamo. Soprattutto non facciamo rumore in caso poi arrivi il Wendigo. Qui c'è una pistola. Attenzione. Mancano solo un forcone e una folla. Eh sì. Vai. Almeno il fuoco allontana il Wendigo. Vabbè, la pistola non la prendi, sì. Grande Mike. Molto bene. Vai Mike, vai. Non prendi altre munizioni, ti bastano quelle? Vabbè. Ora dobbiamo sperare, ragazzi, di non trovare il Wendigo. Anche se ne dubito. Ah, qui è dove stavamo noi. Qua abbiamo trovato la cassetta, se non mi sbaglio, con le ossa. Qui c'è qualcosa che luccica. Un sigaro. Ok. Abbiamo trovato quest'altro indizio. Qui c'è qualcosa. Ok, ma qui siamo già stati, ragazzi. Sì, ok. A posto, a posto. Quindi dobbiamo andare da questo lato. Mike. Tanto ragazzi, penso che ormai è inutile, lo sto dicendo a tutti gli episodi, penso che avete le cuffie per godervi al massimo questa esperienza. Ci stiamo avviando verso la fine. Penso devo scendere o sto tornando indietro, ragazzi. Se non ricordo male l'ho fatta questa strada.
Allora, qui c'è una porta. Ok. Dobbiamo andare da qua, perfetto. Non fare rumore. Ora arrivano i Wendigo. Speriamo di no. Attenzione, c'è il nostro lupo. Ehi, Ben. Sei felice di rivedermi, eh? Ehi. Speravo di ritrovarti. Grande lupo. Bene, amico. Tu vieni con me. Bene. Infatti. Ecco il piano. Ho visto una mappa di questo posto, così non andiamo alla cieca. Dovrebbe esserci un passaggio dall'ala psichiatrica fino all'esterno della miniera. Ce la faremo. Dubito che sta accadendo Hai letto il mio qualcosa, però. pensiero. Grande lupo. Bravo. Mamma mia, che figata, ragazzi. Inizia ad amare i lupi, eh. Mamma mia, che posto inquietante, però, eh. Però almeno qui siamo al sicuro del Wendigo, come potete vedere. Andiamo, andiamo. Seguiamo il lupo che è la nostra guida. Grande lupo, attenzione. Ok, bello, calmati. Peccato il lupo. Spero non gli succeda nulla. Ok, qui dovrebbero esserci i Wendigo. Vorrei essere agile come te, e invece sono Anch'io. bloccato qui. O la va, o la spacca. Fantastico. Ok. Per fortuna siamo magri. Forse. Hai visto? Ci so fare io. Sì. Vero, Rubetto? Lasciami stare il lupetto. Andiamo, va. Scendiamo qui, giù per le scale. Dov'è il lupo? Attenzione, ci sono macchie di sangue qua, mamma mia. Che posto inquietante. Attenzione, una lettera. Medico, i pazienti sono stati accolti al centro medico, sintomi, violenza, sintomi attesi ma non riscontrati. Ok, magari se volete leggere, se siete curiosi, mettete pausa, ragazzi, tanto sono comunque sia delle sciocchezze riguardo i pazienti che c'erano prima qui dentro. Porca troia. Mamma mia, questa è opera del Wendigo, eh. Figlio di puttana. Gesù Cristo, in casa sono andato a ficcarmi. Mamma mia. Aspetta, controllo un attimo di qua. Io aspetta, qui c'è. Queste porte erano blindate. Che pazienti avevano qui? Pazienti che si sono trasformati in Wendigo e che per la fame si sono mangiati tra di loro. Cosa è Ok. successo qui? Fateci uscire, abbiamo fame, fa Assurdo! freddo, ve lo farò pagare, basta con questi esperimenti. Infatti, ragazzi, abbiamo fame, quindi si sono mangiati tra di loro. Abbastanza inquietante. Andiamo avanti. Mamma mia, che posti. E ecco il Wendigo, ragazzi, sulla destra. Mamma mia. Che figata queste visuali. Proprio ti fanno vedere tutto ciò che sta accadendo. E abbiamo visto il primo Wendigo, ragazzi. Mamma mia. Qua mi sto cagando in mano, eh.
qua non so se ne usciremo vivi. Andiamo avanti. Qui c'è qualcosa. Il lupo l'ho perso. Ok, non so se questa è la direzione giusta o meno. Scusate. Qui c'è una porta. Ok. Gli esperimenti che facevano. Guardate là. Facevano gli esperimenti sugli umani, ragazzi. Queste cose esistevano nella realtà. Attenzione, si è trasformato in Wendigo. Mamma mia. Eccolo là. Ma cosa cazzo sta succedendo qui? Già. Allora, 2 secondi, devo andare a vedere un attimo da questo lato. C'è il lupo. Ok. Allora un attimo, lupo, vado un attimo a controllare da questo lato. Così analizziamo tutta la zona in caso di totem. Qui ci sono stanze su stanze. Vai. Ok. Porca troia. Chi è questo tizio? Attenzione, abbiamo trovato un tizio morto. Posso? Oh. Scusa, amico. A chi di competenza? Là fuori stanno morendo tutti, li sento piangere e urlare. Questo inferno è tutto ciò che mi resta, la punizione divina per i miei errori. Non posso fuggire al mio destino e la morte mi attende. Jefferson Bragg. Ok, ci ha fatto le ragnatele pure. Mi dispiace, Jefferson. Vabbè, ti lascio marcire un altro po'. Ok, direi che possiamo andare dal lupo. Qui c'è qualcos'altro. Un'altra lettera. Fascicoli. Blackwood Sanatorium. Sanatorio di Blackwood, esame medico, paziente 9, progressione del iperostosi ossea. O iperostosi. Che cazzo significa? Non lo so. Attenzione, giorno 4, iperpigmentazione della pelle, probabilmente a causa del periodo passato sottoterra, profondo incurvamento della regione toracica, cifosi post-traumatica. Attenzione, guardate come è cambiato da così a così il paziente. Giorno 9, vabbè, è inutile che leggiamo, tanto non capiamo un cazzo, e si è trasformato in Wendigo. È davvero incredibile. Veramente inquietante. No, scusa. Possiamo... Ok, non possiamo farci più nulla. Andiamo avanti. E andiamo a raggiungere il nostro lupo. È figo, ragazzi, esplorare la zona. Come potete vedere, abbiamo trovato quel filmato. Abbiamo trovato un cadavere. Ciò che succedeva in questo sanatorio. Qui dovrebbe esserci il lupo.
Ok, non c'è più. Attenzione. Il Wendigo è vicino, ragazzi, eh. E che lupo. Vado io, lupo. No, perché dobbiamo sparare? Fottuto ratto. Qua dobbiamo sparare. Ti è piaciuto, stronzo? Ok, attenzione al lupo, Gesù, cazzo. Vai dritto. Merda. E il lupo? Mamma mia, che salto però, eh. Che cazzo è Spider-Man? Cazzo, non ci credo. Non. Ma il lupo? Non mi dire che vuoi aprire di nuovo. Che cazzo ti apre di nuovo? Guarda quanto è coraggioso il nostro Mike. Vai Mike. La finestra, Mike. Ora esce la faccia di... Via! Okay. Vattene! Ma potete vedere, ogni azione che abbiamo fatto è collegata. Bravo cane! È un lupo, eh. Allora, io metto pausa, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video di Until Dawn. Scusate l'interruzione così veloce. Noi ci vediamo al prossimo video, come al solito lasciate un commento, un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.